Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Sonia Balestrero, dermatologa. Buongiorno a voi. Allora, dottoressa, in attesa delle prime telefonate all'800 640 771 e delle vostre domande via WhatsApp al 347 6766 291, partiamo dal freddo e dalla pelle. Come e perché è importante proteggere la nostra pelle dal freddo? Ma il freddo, il vento sono sicuramente fattori atmosferici aggressivi ed irritanti per la nostra cute. Quindi è fondamentale proteggere dal freddo e utilizzare delle buone creme idratanti per evitare disidratazione, secchezza, screpolature della cute, del viso o delle mani. Le mani non vanno dimenticate anche perché le mani sono sottoposte ad uno stress continuo con i lavaggi frequenti che ogni volta riducono un pochino la barriera lipidica, quindi grassa di protezione della cute. Fondamentale perciò averne cura, usare anche per le mani delle creme idratanti, possibilmente detergenti non troppo aggressivi, asciugarle bene dopo ogni lavaggio e proteggerle con un paio di guanti caldi dal freddo e dal vento. Per il viso, ovviamente una buona crema idratante al mattino prima di uscire di casa. Il freddo, il vento è anche un tempo di valutazioni per la cute, è il periodo ideale per le valutazioni sia di tipo clinico sia di tipo estetico. Clinico, l'autunno e l'inverno sono sicuramente i momenti migliori per fare un check-up e valutare nevi ed altre formazioni cutanee, perché comunque qualsiasi intervento dovesse essere necessario, è meglio affrontarlo sicuramente nel periodo invernale, quando non c'è il sole che influisce negativamente sulle cicatrici, e un momento di valutazione estetica se si vuole, perché anche qui qualsiasi lavoro estetico fatto nel periodo, eseguito nel periodo invernale senza sole, dà sicuramente una resa migliore. Per quanto riguarda la pelle esposta al freddo e al vento, sicuramente freddo e vento possono esaltare alcune fragilità del soggetto. Quindi soggetti che tendono ad avere, ad esempio, dermatite seborroica piuttosto che dermatite atopica, piuttosto che rosacea, incontrano nel freddo e nel vento e negli sbalzi termici tra gli ambienti outdoor e indoor uno stimolo negativo a queste fragilità. Allora, come sempre, ci sono sempre già domande che riguardano un po' la qualunque, ovviamente, e non poteva che esserci una domanda che riguarda la psoriasi. Silvia scrive, è vero che chi ha la psoriasi ha altre malattie anche, direi quindi la predisposizione? Sì, allora la psoriasi è una patologia non autoimmune ma disimmunitaria, in cui quindi c'è una alterazione dei meccanismi di risposta infiammatoria e spesso si può legare, non sempre, si può legare ad una predisposizione a patologie dismetaboliche, quindi ad esempio colesterolo alto piuttosto che una maggior fragilità cardiovascolare, quindi maggior rischio ad esempio di ipertensione, maggior rischio di scarso controllo glicemico, quindi sono soggetti che sicuramente necessitano di una valutazione di tipo clinico generale e di una maggior attenzione per quelle regole di vita che ovviamente contrastano questi dismetabolismi. Allora, leggo questo messaggio di Enrico di Zinola. Usato contrasto per Angio Pulizia Port, mi è scoppiato un rash cutaneo sul petto. Che fare? Mi raccomando, perché noi con i nostri esperti possiamo darvi delle risposte in generali, ma non che riguardano il vostro caso specifico. Può succedere però, dottoressa? Può succedere, può essere proprio anche il mezzo di contrasto, quindi sicuramente quando in futuro dovrà essere sottoposto a metodiche diagnostiche che includano l'utilizzo del mezzo di contrasto, dovrà sempre riferire questo episodio attuale e
Molto probabilmente è una reazione allergica da contatto, quindi ovviamente sono consigli di massima quelli che posso dare. Bisognerebbe valutare di persona il paziente, ma sicuramente può beneficiare di creme anche cortisoniche che possano contrastare l'eventuale dermatite allergica da contatto. In ogni caso consiglio una valutazione clinica diretta. Stefania, le chiede come si riconosce l'orticaria da stress. È una bellissima domanda, anche perché Ce l'abbiamo dell'orticaria. tutti, cosa, dottoressa? Ma tutti noi abbiamo delle fragilità in cui poi il nostro soma, il nostro corpo manifesta lo stress. Per quanto riguarda la cute, c'è chi sicuramente peggiora una dermatite atopica se è un atopico, chi la manifesta con una dermatite seborroica, chi ha un peggioramento della psoriasi. L'orticaria da stress. L'orticaria in realtà la causa si trova solo nel 20% dei casi, quindi 8 su 10 non si trova la causa dell'orticaria. E un cofattore è influente, è sicuramente lo stress. Cofattore vuol dire che è una patologia polifattoriale in cui cooperano più fattori a determinarla. Lo stress può avere un ruolo, sia lo stress come noi lo intendiamo normalmente, quindi lo stress psichico. Perciò non so, una situazione lavorativa difficile piuttosto che una situazione familiare complicata, ma anche lo stress fisico, quindi patologie intercorrenti. L'orticaria può essere anche scatenata da un'infezione banale, può essere scatenata da una vaccinazione, può essere scatenata da una febbre, può essere scatenata da un alterato funzionamento della tiroide. Quindi sono tanti fattori che possono scatenare l'orticaria. Di solito si fa la ricerca dei fattori gestibili, quindi quella che noi chiamiamo ricerca foci, vale a dire si valuta se ci sono dei batteri, ad esempio a livello della gola, piuttosto che se ci sono delle infezioni a livello delle vie urinarie, un Helicobacter pylori, quindi un'infezione dello stomaco, si valuta la tiroide. Se non si trova niente di tutto questo, si può pensare che ci sia un ruolo anche dello stress che in qualche modo altera la risposta IgE mediata, quindi la risposta immunitaria che poi porta all'orticaria. L'altra domanda che è arrivata è di Luca e scrive: vorrei sapere se ci sono novità per la cura della dermatite seborroica. Ma novità ce ne sono tante per la cura della dermatite seborroica, c'è un ventaglio di prodotti ad Tanto che uso. cos'è, dottoressa? Sì, allora giusto, la dermatite seborroica è una dermatite che si manifesta prevalentemente in periodo invernale, perché il sole ha proprio un'azione curativa sulla dermatite seborroica. Si manifesta, è tra quelle manifestazioni che è scatenata dallo stress, e quindi in vacanza normalmente va meglio. E si manifesta con arrossamento prevalentemente nell'area T del volto, quindi intendo sopracciglia e la zona dei solchi nasogenieni, quella dei baffi, ed eventualmente anche la zona del mento. Si può accompagnare quella che volgarmente viene chiamata forfora, che è una delle manifestazioni della dermatite seborroica. Esiste tutto un ventaglio di prodotti per controllare la dermatite seborroica, sia prodotti che possono essere utilizzati in acuzie, cioè quando il problema c'è, sia prodotti che possono essere utilizzati nel mantenimento per cercare di avere un tempo di latenza tra una recidiva e l'altra il più lungo possibile. Non esiste una terapia, invece, per eliminare la dermatite seborroica per sempre. Quindi è una di quelle patologie che si può contenere, si può controllare anche molto bene attraverso l'uso di banali prodotti locali, ed eventualmente un supporto con integratori, ma che richiederà sempre una particolare attenzione da parte del soggetto. Allora andiamo avanti con questa domanda che arriva da Serena e chiede quando bisogna fare la visita dal dermatologo con la mappatura dei nei? Consigliabile farla innanzitutto quando non c'è abbronzatura. Ovvio che
se il soggetto nota un nebo che cambia improvvisamente, aumenta di volume, cambia improvvisamente forma, colore, dimensione, non si aspetta di perdere l'abbronzatura, ma ci si reca subito al controllo clinico. Però la condizione di elezione, quindi per un controllo di routine, è quello di non avere la cute abbronzata, quindi tardo autunno, inizio inverno è il momento ideale, anche perché se si trovasse qualche lesione che meriti di essere rimossa chirurgicamente, c'è tutto il tempo per avere la guarigione della ferita e una cicatrizzazione ottimale lontano dall'esposizione al sole. Allora, andiamo avanti con questo messaggio di Carmen. In passato mi è stata diagnosticata psoriasi e qualche anno fa anche allergia al nichel. Tenuta sotto controllo e migliorata, dopo le dosi di vaccino anti-Covid, questi problemi però sono peggiorati. Sto prendendo antistaminico associato a dieta alimentare, un po' meglio, ma non riesco a venirne fuori. Mi scuso, ho cercato di essere sintetica, ma così non è facile. Allora, può succedere, dottoressa? Sì, può succedere perché i vaccini in generale, come qualsiasi altra condizione che vada a infiammare, in qualche modo a fare da trigger, da cortocircuito, quantomeno momentaneo sul sistema immunitario, possono in soggetti predisposti scatenare un'esacerbazione della patologia preesistente o che era soltanto latente, quindi che comunque, a cui comunque il soggetto era predisposto ma che non si era manifestata prima. Quindi non stupisce un peggioramento della psoriasi o della dermatite allergica da contatto al nichel. Allora, andiamo avanti con un'altra domanda che arriva invece da Silvia e chiede, la psoriasi direi che oggi va per la maggiore, dottoressa, chiede se può peggiorare in gravidanza. Altalenante, la maggior parte dei soggetti ha un miglioramento in realtà durante il periodo della gravidanza, però esiste anche una percentuale ridotta di pazienti in cui si ha un peggioramento. Direi che nella stragrande maggioranza avviene esattamente il contrario, cioè la patologia è meno aggressiva nel periodo della gravidanza. Giovanni chiede se sempre quando un neo cambia forma è pericoloso. Beh, tanto bisogna vedere se si tratta di un nevo, perché quelli che spesso volgarmente vengono chiamati Vero. nevi poi non lo sono, possono essere anche delle cheratosi seborroiche, possono essere delle lesioni banalissime. Però se si tratta effettivamente di un nevo che cambia improvvisamente in qualche modo, può essere pericoloso, può e potenziale. Non è detto che lo sia, ma lo può essere. Quindi consiglio fortemente un controllo il più rapido possibile in quel caso. Tiziana chiede ogni quanto bisogna fare la pulizia del viso. Stamattina state proprio spaziando, dottoressa. C'è di tutto. Ma la pulizia del viso in realtà dipende da tanto dal soggetto, ci sono soggetti che non hanno assolutamente bisogno e quindi per i quali uno potrebbe dire ma perché farla? E altri che magari hanno cuti che sono state particolarmente aggredite dal sole o e quindi parliamo anche di cuti magari senescenti, oppure cuti giovani con un'acne lieve che possono averne più necessità, fermo restando che nell'acne infiammata sconsiglio la pulizia del viso. Caterina scrive se ci sono novità per il trattamento delle macchie solari. Per il trattamento delle macchie solari, anche queste vanno valutate di volta in volta perché in alcuni casi il trattamento può essere un trattamento locale, quindi con i prodotti schiarenti sul mercato che sono sempre più funzionali. E altrimenti alcune macchie si trattano d'elezione con il laser che funziona molto bene, dipende poi anche dal tipo di cute del soggetto, per esempio le cuti molto scure rispondono meno bene al laser, hanno più facilmente effetti collaterali da laser, le cuti nordiche rispondono benissimo al laser. E poi bisogna vedere se la macchia ha effettivamente bisogno di essere rimossa in maniera estetica, perché bisogna anche ricordare che macchie scure del
del volto non sono sempre soltanto macchie solari, estetiche benigne, ma possono nascondere delle problematiche anche di tipo oncologico. Quindi prima di qualsiasi trattamento, soprattutto se uno si rivolgesse ad un estetista, prima di qualsiasi trattamento delle macchie, fare una valutazione clinica. Ma dottoressa, le macchie solari perché vengono? Vengono a tutti? Vengono perché stiamo tanto al sole? Vengono in particolari età della vita? Allora, le macchie solari, intese come lentigo solari benigne, quindi le macchie solari benigne, vengono in relazione all'esposizione al sole, al cumulo di esposizione solare. Si evidenziano di più durante il periodo estivo, quando ci si espone ulteriormente, e di solito in inverno tendono un pochino a regredire o quantomeno a sbiadire. Ovviamente, essendo legata al cumulo dell'esposizione solare, è più facile che si manifestino in numero maggiore o di maggiori dimensioni andando in là con gli anni, perché c'è stata una storia maggiore ovviamente di esposizione al sole. E allora, Silvia, chiede, ritorniamo all'argomento da cui siamo partiti e quindi al freddo. Io tutti gli inverni soffro di ragadi alle mani. Sono piccole, lo so, ma sono molto dolorose e fastidiose. Metto la crema, cerco di mettere i guanti, ma questo non è sufficiente. Che cosa si può fare? Allora, Tanto che cosa sono? le ragadi sono dei veri e propri tagli che possono comparire sulle mani, soprattutto nella regione delle dita o delle nocche. E spesso sono più visibili nella mano destra per i destrimani, sinistra per i mancini, quindi nella mano che lavora di più. Sono legati a un impoverimento dello strato lipidico di protezione della pelle e delle mani che con l'aggressione del freddo e del vento sicuramente domina in inverno. L'uso di gel igienizzanti mani e di lavaggi frequenti di questi ultimi 3 anni ha sicuramente aumentato la casistica di ragadi e comunque di dermatiti ed eczemi delle mani. Per cui cercare di non usare i gel igienizzanti mani, intanto da un punto di vista igienico è comunque molto meglio lavarsi le mani piuttosto che usare il gel, che spesso ha un'alta percentuale di alcol ed è molto aggressivo. Quando ci si lavano le mani, poi asciugarle bene in modo che non rimangano umide e mettere subito la crema idratante mani, essere quasi ossessivi nell'utilizzo dei creme idratanti mani, ovviamente questo per i soggetti che soffrono di ragadi o di eczema alle mani, applicandola anche ogni 2 o 3 ore. Dopo ogni lavaggio mani, mettendola in strato molto spesso la notte, proteggere dal freddo e dal vento e comunque entrare il meno possibile in contatto con l'acqua e con detergenti aggressivi. Perciò, quando si fanno i lavori domestici, ad esempio, mettersi un paio di guanti. Un'altra Silvia questa mattina e scrive: ho un nipotino di 40 giorni. Mia nuora però non mette sempre la crema al cambio del pannolino. Fa bene? Gliel'ho detto che stamattina sarà l'inizio dell'anno, dottoressa. Non è mai bene inserirsi nel rapporto con la nuora, tra nuora e suocera, direi innanzitutto. Dipende anche tanto dal bambino. Sicuramente mettere un po' di crema all'ossido di zinco sarebbe ottimale, tra un cambio e l'altro. È possibile che non sempre ci siano le condizioni ideali per poterlo fare, un cambio del pannolino proprio fatto ad arte. Se il bambino non ha particolari problematiche di dermatite nell'area del cambio del pannolino, anche se la nuora una volta si dimentica la crema del cambio, direi che possiamo chiudere un occhio. Sentiamo chi è in linea con noi, pronto? Buongiorno. Buongiorno, grazie. E volevo Prego. chiedere alla dottoressa, dopo aver fatto tutte le vaccinazioni, terza, quarta e quinta, mi è rimasto un prurito nelle braccia. Questo prurito a volte va, poi viene, non so se è dipeso dai vaccini, che poi vabbè, è così, oppure che appunto che ho sentito la dottoressa che diceva che può essere anche il freddo, il caldo, una questione anche di temperatura. Grazie. Grazie. Allora, il prurito in questa stagione sicuramente è ricorrente, soprattutto nelle persone non più giovanissime, che
che tendono ad avere una pelle più secca. Quindi innanzitutto idratare meglio la pelle, mettere una crema idratante sulle braccia in questo caso, ma direi su tutto il corpo, possibilmente sulle braccia nelle zone di prurito mattina e sera. Ridurre il numero di bagni e docce a 1 o 2 alla settimana, perché ogni volta comunque che si fa il bagno o la doccia si sgrassa la cute, quindi si riduce lo strato lipidico di protezione. Dopo ogni bagno doccia usare una crema idratante, perché la cosa più probabile è che dipenda solo dalla secchezza che viene esaltata nel periodo autunno-invernale. Poi, essendo localizzata, alle braccia, se si tratta solo di braccia, soprattutto se c'è un braccio che prude più dell'altro, si potrebbe fare anche, una risonanza della colonna per vedere che non ci sia magari una qualche ernietta, a livello, cervicale, che potrebbe andare a comprimere le radici dei nervi deputati appunto, all'innervazione, degli arti superiori. Più spesso, in realtà l'ernia cervicale o cervicotoracico alta, induce un prurito, a livello del dorso, quindi della schiena in un'area ristretta. Direi che questi sono i fattori da tenere maggiormente Da in tenere più sotto considerazione. controllo. Meno di un minuto, due domande ancora. Per eliminare le macchie solari con il laser, bisogna andare dal chirurgo estetico o dal dermatologo? Basta che abbiano un buon laser, valiamo noi dermatologi, chirurghi estetici e chirurghi plastici. Ho del prurito con arrossamento della parte sotto il seno, trattato con radioterapia 4 anni fa. Che fare? Allora, se è un prurito semplice, quindi da radiodermite, vale a dire da dermatite indotta da radioterapia, usare banalmente una crema all'ossido di zinco, quindi quelle del cambio del pannolino, poi mattina e sera, soprattutto nel periodo estivo. Da considerare che a volte, soprattutto se c'è anche un seno pesante, e questo più però in estate con il caldo e la macerazione, si può inserire anche un problema di candida, che allora va affrontato in maniera diversa farmacologica. Grazie alla dottoressa Sonia Balestrero, buona Grazie a lei. giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a lei. Arrivederci, a presto.